Salve cari amiche ed amici del vostro Sentin Chan in un nuovo tutorial di gastronomia casareccia. Come fare un buon espresso napoletano? In primo luogo, io sono contrario a tutte le capsule e le macchinette elettroniche. Quindi ho già messo il caffè nel filtro della nostra moka. Passeremo a chiuderla. Ecco, io consiglio di non schiacciare il caffè nel filtro. E poi vi consiglio di usare un irradiatore di gas come questo che sta qua per economicizzare e potenziare la fiamma. E adesso lo mettiamo nel fuoco. Annunchiamo. Aspettiamo che esca. Lo possiamo fare a fuoco mediano o basso. Più lento viene e più sapore avrà. Già si inizia a sentire l'aroma del caffè. Stiamo aspettando che esca. In anteprima per voi. Come esce il caffè dalla caffettiera? Questo è il caffè che prendo dopo pranzo. Ecco qua che viene, come potete vedere. Viene il caffè, viene bello nero. Sono istanti molto delicati. Fa la schiuma, buon segno. Si sente l'aroma veramente. Ecco, il vostro espresso partenopeo con macchinetta, espresso tradizionale e abbasso tutte le cose elettroniche moderne. Uno qua realmente sta preparando qualcosa con le sue mani. Oh, che bello, che meraviglia, che odore. E adesso già possiamo chiudere perché non gli si bruci la gomma alla moka. Vedi che già non esce più. Ecco. E adesso passiamo a servirlo. Hai capito? Serviamo il caffè. Ah, avevo riscaldato le tazze con dell'acqua. Tazze belle abbondanti. Poi è rimasto un po' che lo consumeremo dopo. Ecco, con dei bonbon di cioccolato, il dopo pranzo col caffè. Spero che questo vi sia piaciuto questo servizio. È così che si fa il vero caffè. E dopo, in un'altra occasione, vi faccio vedere anche come berlo. Beh, qui il vostro Sentin Chan. Arrivederci. Arrivederci dal vostro Sentin Chan e dalla prossima rubrica di gastronomia casareccia. Spero che questa vi sia piaciuta molto. Ciao, e non lasciate di guardare i miei video. Prossimamente ve ne saranno altri. Ciao.